Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata rapida andremo a recensire in modo veramente veloce due cuffie low cost o comunque con un prezzo molto abbordabile, le Sony MDR-ZX110 contro le AMA 18-40-12. Entrambe le cuffie low cost amazzoniche le trovate online a prezzi interessanti, sia nel nuovo quanto a volte anche nel warehouse, con sconti fino al 30%, beccando praticamente prodotti pari al nuovo. Che dire, sono due ottime cuffie. Le AMA hanno anche un adattatore jack 3,5 con spinotto più grande. Sembrano apparentemente più voluminose, ma sono leggere tanto quanto le Sony. Le Sony però sono snodabili e se dovete viaggiare sono ottime da portarsene dietro in quanto sono ripiegabili. Come qualità di riproduzione dei suoni, secondo me, direi che le AMA 18-40-12 sono un pochino più equilibrate delle Sony MDR-ZX110. Le Sony sono più orientate alla riproduzione di bassi e medi, che sono veramente galattici, mentre le frequenze più alte, a mio avviso, sembrano un pochino più ovattate rispetto alla capacità della AMA. Quindi, cosa fare? Beh, insomma, se questa cosa vi dà leggermente noia, è sufficiente andare a preamplificare un pochino il suono con un equalizzatore software, alzando di pochi gradi gli alti e il problema sulle Sony scompare. Quindi nel complesso, a mio avviso, sia le Sony quanto le AMA sono due ottime cuffie. Difficile dire quale sia la migliore. La prima è una Sony e già il marchio dice tutto. La seconda AMA è altrettanto buona tanto quanto la Sony, in più ha in bundle anche un adattatore che male non guasta, specie se lo pensate poi di agganciare le cuffie, diciamo, a un piccolo preamplificatore. Io, come vedete, le ho comprate tutte e due, voi fate come vi pare. Ciao, un saluto, alla prossima.